Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì 20 novembre. Grazie a tutti quanti quelli che ci hanno seguito ieri sera a Quarta Repubblica. Vi ricordo che questa sera c'è Matrix, ci sarà Giorgia Meloni e parleremo dello sgombero di Casa Monica e dell'autorità. Cioè, si può in questo paese sputare a un carabiniere e passarla liscia? Pensate un po' voi se sputate in faccia a un magistrato, se la passate liscia. Insomma, di questo e di tanto altro parleremo, anche della cosiddetta sugar tax, un'altra minchiata inventata da questo governo, cioè l'idea di tassare le bibite zuccherate con delle tasse che poi vedremo saranno incredibili. Cosa succede oggi sui giornali? Dopo questa prima rassegna di quello che io farò questa sera con Matrix, ieri che ho fatto con Quarta Repubblica, è che i rifiuti tengono ancora banco. Giorgio Aug tra i primi a collegarsi. Quali sono queste vicende sui rifiuti? Beh, la lettura che oggi dà il Corriere, forse che danno anche molti altri giornali nei retroscena, è che sui rifiuti Conte sta con Di Maio. Dice una cosa molto importante, nel retroscena ne parlano un po' tutti, cioè che Conte avrebbe detto a Salvini: guarda Salvini, che non è nel contratto, e se qua iniziamo a fare cose fuori contratto sappiamo dove iniziamo ma non sappiamo dove finiamo. I really enjoyed For Air last night, dice qualcuno in inglese. For Air, se penso sia per Quarta Repubblica, fantastico. E Salvini dice il fatto con un titolo icastico in prima pagina finisce in cenerito. Polito si occupa invece di un pezzo, con un pezzo molto interessante, su questa specie di schizofrenia del Movimento 5 Stelle, che da una parte nascono dalla tecnologia, dalla tecnica, da Casaleggio, dal futuro progressista, e dall'altra considerano i termovalorizzatori, quelli che fanno a Copenaghen, che sono puliti, che sono frutto di nuove tecnologie. Io dico che Polito ha ragione quando dice che da una parte quindi li considerano straordinari le tecnologie, dall'altra invece ne vengono spaventati in questa idea retro di ritornare a un'età bucolica. Ipotesi rimpasto nel governo dopo il casino Salvini, Di Maio, dopo numerosi casini, secondo Marco Conti oggi sul Messaggero, perché e dice veramente stanno esagerando, mentre invece Repubblica ha un punto di vista completamente diverso. Sono i due scenari che dovete mettere, quindi Di Maio e Salvini sembrano darsi botte d'orbiti sui termovalorizzatori, è sicuro che la pensano diversamente. L'ho sentito anche ieri sera a Quarta Repubblica in smoking Salvini dire i termovalorizzatori servono, ma il punto fondamentale, dice Merlo su Repubblica, è sì, può essere che la pensino diversamente, dicono che la pensano diversamente, ma sono, e questa è una bellissima metafora che Merlo, quando scrive e scrive bene, sa fare, e sono come i pugni cinematografici di Bud Spencer, cioè si danno un sacco di cazzotti, sembra a casa che si diano un sacco di cazzotti, ma in realtà è tutta una sceneggiatura, non si fanno male ed è tutto un grande accordo. Un ciao ad Anna da Casablanca. Cambiato ancora orologio? È l'unica cosa che faccio, ogni tanto cambio orologio, sì, in effetti. E quindi è interessante questa doppia lettura che si dà oggi del rapporto tra 5 Stelle e Lega. Chi, come Merlo dice, stanno giocando, e chi invece, come Messaggero e tanti altri invece, pensano che su questo si stanno rompendo davvero. Quello che è certo è che i nostri rifiuti ce li dobbiamo in qualche maniera termovalorizzare, se non vogliamo spendere miliardi, come stiamo facendo, tra multe e gestioni presso terzi. Mentre i nostri politici scherzano o non scherzano, litigano davvero sui rifiuti, ieri abbiamo provato a collocare il cosiddetto BTP Italia, cioè un titolo di Stato che dura 4 anni, potete vedere il mio video sul sito nicolaporro.it, e non l'abbiamo piazzato perché su 7-8 miliardi che lo Stato voleva incassare da i risparmiatori e non solo, ha incassato 480 milioni nel primo giorno di collocamento. È un dato negativo perché a maggio, non un anno fa, ne hanno collocati 2 miliardi il primo giorno, ed è negativo perché rende ben di più rispetto a quello di maggio. Insomma, gli italiani non si fidano di comprare titoli dello Stato italiano, e però che cosa fanno? Non disprezzano i nostri politici che aumentano il debito pubblico. Insomma, in questa schizofrenia ci siamo di mezzo anche noi. Oggi, stamattina, lo spread è salito a 330, il punto non è tanto lo spread, e anche quello, ma è il fatto che gli italiani sembrano fidarsi molto poco della nostra finanza pubblica. Eppure il Sole 24 Ore di oggi cita una ricerca che non è così complicata, perché è una ricerca che mette insieme i cosiddetti avanzi primari dal 92 in poi. L'avanzo primario è tasse che lo Stato incassa, mentre meno spesa pubblica.
tutto senza considerare il costo degli interessi sul debito pubblico. Quindi le entrate dello Stato sono le nostre tasse, le spese sono i dipendenti, la previdenza, tutto quanto quello che spende lo Stato, gli investimenti, quindi tasse che noi paghiamo meno spesa pubblica fa, se è positivo, un avanzo per lo Stato. Bene, negli ultimi anni, dal 92 a oggi, l'avanzo primario è stato quasi di 700 miliardi di euro, più di qualsiasi altro paese europeo, più di Francia, più di Germania. Cosa ha prodotto questo? Un aumento del debito, cioè noi siamo in una trappola micidiale che, nonostante si sia sobri, come siamo stati nel 92, il debito aumenta. Ecco, in qualche maniera dobbiamo riuscire ad uscire da questa trappola micidiale. Chissà come, non certo con il reddito di cittadinanza. Secondo i giornali, diciamo, più filogovernativi, Il Fatto, e lo strillone del Movimento 5 Stelle, e anche La Verità di Maurizio Belpietro, che certo non è antipatizzante nei confronti di questo governo. Bene, ieri Boeri, come avete ricordato, come vi ho detto, ha detto che quota 100 sulle pensioni dava conti sbagliati e conti falsi, perché non bastavano i 7 miliardi previsti dal governo. Loro dicono: sei tu che stai dando numeri falsi, caro Boeri. Pensioni, le bugie di Boeri. E così Il Fatto si allinea, come fece sulla Consob, per tirare la volata al cosiddetto Minenna, al cosiddetto, si chiama Minenna, facendo fuori Nava. Anche sull'INPS stanno cercando di far fuori, in queste aziende e autority di Stato, le passate gestioni. Buttafuoco oggi in una posizione insolita, perché Il Fatto, invece di avere Travaglio, oggi apre con Buttafuoco la prima parte del suo giornale, spiega per quale motivo questo governo deve continuare nell'alleanza tra Movimento 5 Stelle e leghisti. Molto bello, come sempre, il pezzo di Alessandro Gnocchi, che prende oggi di mira la Mezzogiorno, la Finocchiaro, che alla TV delle ragazze l'altro giorno dice: in piena epoca MeToo tutti gli uomini o gli uomini sono dei pezzi di merda. Ecco, se noi dobbiamo vedere su Rai 3 che la Finocchiaro, non scherzando, ma essendo paladina del MeToo, spiega che noi uomini siamo tutti pezzi di M, io poi dico un sacco di parolacce, quindi non vedo perché mi debba censurare oggi, anche se c'è qualche ragazzino che mi ascolta, e mi scuso, qualche papà che mi ascolta in podcast con i ragazzini, però insomma, che la Finocchiaro in una televisione pubblica ci debba spiegare che questo è il MeToo, beh, insomma, è una cosa su cui Gnocchi fa molto bene ad arrabbiare. Se volete sapere tutto quello che è successo in 5 minuti sull'arresto del signor Gosn, l'uomo più potente dopo Marchionne, più di Marchionne, e Marchionne non c'è più, l'uomo più potente del settore automobilistico mondiale, il capo della Renault-Nissan, beh, dovete leggervi Bertone oggi sul Foglio. Sostanzialmente hanno arrestato per frode fiscale questo signore. Si tratta della più grande azienda che produce auto nel mondo, 10,5 milioni di auto. La Renault, vi ricordo, che è controllata al 15% dallo Stato francese, pensate un po' voi in che mondo viviamo. Bene, la Renault si compra una parte della Nissan, la Nissan viene risanata dal signor Gosn e diventa più importante della stessa Renault, e Bertone ci spiega: questo qua non è stato mai amato dallo Stato francese perché non voleva intromissioni dello Stato francese. Viene difeso sempre dalla componente giapponese dell'accordo Renault-Nissan, e da chi viene arrestato? Dai giapponesi, per frode fiscale, 40 milioni di euro. Avrebbe anche utilizzato beni aziendali della Renault e della Nissan senza le corrette autorizzazioni. Mi sembra una cosa incredibile. Eppure era il grande nemico di Marchionne, questo Gosn, e ci spiega oggi e Bertone, in grande semplicità, che probabilmente senza Gosn anche l'accordo franco-nipponico probabilmente salterà, e certamente non si arriverà a quella fusione tra Renault e Nissan che ci si attendeva. Io la trovo una storia stupenda. Il grande, l'automotive è l'industria delle industrie, tutto quello che avviene lì è fondamentale, anche se oggi un po' meno di moda, visto che ci piacciono le tecnologie. Ultima notizia di giornata, secondo me scandalosa, la sapete come la penso io con i soldi: arricchitevi, girate con la Porsche, fate le sgommate con la Ferrari, meritatevi i vostri soldi. Nessuna retorica contro la ricchezza, chi merita deve essere pagato. Ma quando vedo, come mi spiegano oggi sul Sole 24 Ore, che l'amministratore delegato delle autostrade e il presidente delle autostrade si staccano una stock option da 1,6 milioni di euro, che non è neanche tantissimo per questi manager abituati a cifre stellari, pensate che Gosn guadagnava 16 milioni all'anno, beh, Castellucci e il presidente di Autostrade si staccano una stock option, quando se la staccano? Esattamente in concomitanza col crollo del Ponte Morandi. A quando si riferiva? Al 2013. Cosa dice il comitato
nomine e remunerazioni, sai, questi comitati che sembrano inutili, ma qualche volta inutili non sono, delle autostrade, dice: ragazzi, non vi staccate la stock option in concomitanza con la caduta del ponte. Abbiate la decenza di non portarvi a casa con 43 morti 1,6 milioni per la buona gestione finanziaria di autostrade. Questi che fanno? Si dimette ovviamente il presidente del comitato di remunerazione, perché Castellucci e il suo presidente vogliono staccarsi la stock option. Queste persone sono persone che hanno la sensibilità pari a un canarino malato, e queste persone secondo voi possono gestire in maniera non empatica, corretta, un'azienda importante come Autostrade? Io non sto con Salvini, non sto con Grillo, non sto con Di Maio quando chiedono che venga ritirata la concessione, però io sto con il buon senso. Le stock option non gliele danno subito agli amministratori, e sapete perché? Perché dicono: vediamo nei prossimi anni come hai gestito l'azienda. Beh, io non so di chi sia la colpa, ma un'azienda che è stata gestita con un ponte che è crollato, qualche responsabilità almeno manageriale gliela vogliamo dare, se non penale? No, questi si staccano pure le stock option col casino che hanno combinato nella loro gestione di autostrade, con la schifezza con cui hanno gestito la comunicazione di quel ponte, di quei morti. Io dico: tenetevi la concessione, ma non vi azzardate a prendere questa stock option. Questo io direi se fossi un azionista di Autostrade, non da un punto di vista pauperista, ma proprio perché voglio che i manager siano pagati. Manager che si prendono una stock option dopo il ponte Morandi mi fanno orrore. Chiaro? Bene, andiamo avanti con le notizie di giornata, che non ci sono, andiamo avanti soltanto a lavorare con Matrix. Per questa sera vi aspetto in seconda serata su canale 5 Matrix, questa sera. Grazie, e ci vediamo sul sito nicolaporro.it per tutto il resto delle informazioni. Ciao!